L'ASCOM di Faenza oggi ha ospitato una nuova conferenza del comitato No Piano Sosta, durante il quale sono state illustrate la fase 3 e la possibilità di creare nuovi posti auto a costo zero. Il comitato No Piano Sosta non si ferma, oggi è una conferenza stampa, di che cosa parlerete? Allora, il comitato Piano Sosta non si ferma. Oggi parleremo e chiariremo le nostre motivazioni per andare avanti. Prima di tutto, il comitato Piano Sosta ha abbandonato il discorso del referendum perché non è più praticabile in tempi brevi per vari motivi che tutti sanno. Noi continueremo comunque con l'obiettivo primario della sospensione di questo piano sosta che è demenziale. Le spiego perché è demenziale. Perché già in una situazione a Faenza critica che mancano i parcheggi nel centro storico, questo piano sosta studiato dal comune ne elimina tanti e quindi aggrava ancora questa crisi. Noi avremo delle proposte alternative, delle idee da dare a chi di dovere, ma comunque non molliamo perché vogliamo che questo piano sosta sia sospeso, perché è deleterio per i residenti, per chi ci lavora, per chi deve venire a Faenza a fare gli acquisti, e io lo so bene perché sono nato nel centro storico, vivo nel centro storico e ho un'attività commerciale nel centro storico da 70 anni. Quindi queste cose le dico perché le so e le conosco e i problemi ci sono, non da adesso, ma dovevano essere risolti molto prima da un comune serio. Ma a Faenza non abbiamo un comune serio da tanto tempo. Che cos'è la fase 3? La fase 3 sono delle idee che produrremo, che faremo vedere anche a tutti gli associati delle varie associazioni e comunque non molliamo perché sono usciti degli articoli in questi giorni che il nostro comitato si era sciolto e era cambiato. Assolutamente non è vero. Il comitato sosta ha solo cambiato gli obiettivi. Cioè, crollato il problema di fare il referendum, anche per le regole pazzesche che questo comune ha messo, noi cambiamo gli obiettivi e tiriamo dritto. Ma la sospensione del piano sosta è determinata. Prima di un qualsiasi piano sosta a pagamento bisogna fare i parcheggi a Faenza, viabilità e tante altre cose. Parlava dell'idea di parcheggi, ce li può spiegare? Benissimo, noi avremo una proposta, un'indicazione, perché in questi giorni, tra l'altro, il nostro sindaco ha accennato che ci sarebbe la possibilità di fare dei parcheggi su Piazzale Rampi, ex Piazzale Rampi, adesso Piazza Ricci. Tra l'altro ha anche detto che per fare questi parcheggi ci vogliono 2 milioni di euro. Noi non sappiamo che consigli il nostro sindaco, però abbiamo fatto delle ricerche, degli studi e abbiamo trovato che a livello nazionale c'è una ditta che propone, e come questa anche altre, però questa è la ditta con cui abbiamo avuto la possibilità di confrontarci e avere un preventivo, che propone dei parcheggi che sono modulari, prefabbricati, che permettono di sdoppiare il parcheggio anche di Piazzale Rampi. Detto questo, questi parcheggi intanto hanno un costo nettamente inferiore della cifra che vorrebbe stanziare il Comune, che poi tra l'altro nel piano di stabilità certi investimenti oltre il milione di euro non si possono fare, quindi anche questa affermazione ci sembra un po' alquanto rocambolesca. Però ecco, questi nuovi cioè questi parcheggi, che tra l'altro questa ditta è una ditta inglese che ha sede a Roma, che si chiama Fast Park, ma non vogliamo fare pubblicità a questa ditta qui perché nel frattempo, in questi giorni, tante altre ditte si sono presentate, hanno zandato i loro progetti. Praticamente che cosa si propone? Di poter sviluppare un raddoppiamento di questo parcheggio, quindi attualmente Piazzale Rampi ha 150 posti a terra. Duplicarlo vuol dire portarlo a 100 posti, diciamo più di 100 posti a livello superiore. Ecco, questi parcheggi hanno un costo che è modulare, è sui vari posti auto. Un posto auto costa mediamente sui 6.000 euro. Adesso non posso sbilanciarmi sulla cifra, anche per motivi di concorrenza e di praticamente privacy dell'azienda. Ecco, quindi praticamente questi moduli, fare il raddoppio verrebbe a costare una cifra di 750.000 euro. Giustamente chi li paga questi soldi?
Infatti, ovviamente, questa ditta propone anche che cosa? Un leasing, un finanziamento un po' diverso dal solito, da quelli che sono abituati a fare le amministrazioni. Noi sappiamo che in questi ultimi anni il leasing, tra l'altro, è stato uno dei finanziamenti che è entrato anche nell'amministrazione pubblica, mentre nei privati questo finanziamento è diventato un finanziamento normale, nelle aziende pubbliche, nelle amministrazioni pubbliche, proprio in questi anni si sta affermando. Cosa comporta questo tipo di finanziamento? Comporta che, al di là del fatto che è un finanziamento che viene sviluppato in 5 anni, quindi in 60 canoni, il primo canone viene dato all'atto del perfezionamento del contratto, poi gli altri 59 canoni devono essere istituiti alla ditta che fa l'impianto, in questo caso il parcheggio, solo nel momento stesso in cui il parcheggio è veramente attivo, quindi è costruito. Di conseguenza cosa vuol dire? Basta che, hanno fatto uno studio, che basta che ogni macchina resti in sosta all'interno di tutto il parcheggio almeno meno di 2 ore al giorno, quindi per arrivare a una cifra di quasi 2 ore al giorno, che il parcheggio si autofinanzia. Questo è per questo che noi diciamo che questi parcheggi sono a costo. Francesca Diletta per Faenza Web TV.